Dottoressa Simeoni, l'alimentazione dei bambini è diversa da quella degli adulti? Io credo che deve essere diversa a partire da una semplicità, ma che ci siano delle cose che accomunano, perché la semplicità dovrebbe essere anche dell'adulto. Dovremmo dire che la semplicità del bambino dovrebbe essere graduale e quindi che deve essere una semplicità che io conosco piano piano, mentre nell'adulto oramai la semplicità l'ha conosciuta e quindi quello che hanno in comune è la semplicità. Nel bambino deve essere una cosa graduale. C'è qualcosa che per i bambini è assolutamente necessario, qualcosa che le mamme devono imparare a dare anche se magari il bambino non ha così tanta voglia di mangiarlo, ma deve imparare? Allora, dipende da che punto di vista guardiamo. Io sono mamma di 3 figli e credo che sia importante insegnare ai bambini ad accogliere gli alimenti per ciò che sono, a conoscerli, a sentire il sapore, ad apprezzare la diversità. Allo stesso modo che comportamentalmente dovremmo essere in grado di accettare la diversità e quindi credo che sia indispensabile riuscire ad avere un ampio spettro, una stagionalità, un rispetto per quello che c'è sul tavolo. E questo rispetto si rispecchia anche in tutte quelle credenze che sono da sfatare, quindi si dicono tante cose sull'alimentazione infantile, ce ne può dire qualcuna che proprio non è così? Beh, oggi cercherò i miti che secondo me andrò a toccare sono prima di tutti quella del latte vaccino che ha una componente differente da quello del latte materno e se pensiamo agli anni 60 dove addirittura il latte vaccino veniva considerato meglio perché è più ricco di alcune cose. E siamo in una società dove il più sembra che funzioni meglio, ma ciò che è più ed è lontano dall'equilibrio meglio non è. Ed è chiaro che per un bambino è meglio il latte materno con le sue caratteristiche e proprio per questo motivo poi il cibo che seguirà al latte materno non dovrà necessariamente essere il latte di mucca ma potrà essere altro. E invece stando nelle cose che non sono del tutto sane, per esempio tutti quegli dolci, quegli zuccheri, quante volte si dice al bambino se mangi le caramelle ti cascano i denti? Il problema delle caramelle c'è, ma non è tanto perché caschino i denti, è giusto? Guardi, io credo che lo zucchero raffinato e concentrato, come altri alimenti che in natura non esistono, perché alimenti concentrati la natura non ne fa, dovrebbero essere delle cose che noi perdiamo come abitudine, prima noi che gli adulti, perché è chiaro che se io bevo una bibita dolcificata, pasteggio con la bibita dolcificata e poi mi aspetto che invece il bambino non lo faccia, questo è un grosso problema. Credo che gli adulti devono imparare a gestire la loro alimentazione quotidiana per poi poterla insegnare ai figli. Senta, da specialista e da mamma dei 3 bambini, quando l'abitudine cattiva c'è, come si toglie? Quando il bambino chiede quella bibita a pranzo, come gli si dice di no? Allora, io ho 3 bambini, una di 16 e uno di 7, che oggi è qui con me. E trovo che bisogna trovare delle strategie personalizzate, quindi credo che qualsiasi cosa sia riduttiva, però mi piace pensare e sono convinta che i ragazzi siano molto intelligenti e che se abbiamo una congruenza noi e delle buone motivazioni, loro si sforzano e provano a cambiare.